Amici di TV Gargano, benvenuti al decimo appuntamento con Caffè Quotidiano, la nostra trasmissione ubicata all'interno della hall dell'Hotel Corona San Giovanni Rotondo, nella quale settimana dopo settimana, da marzo di quest'anno siamo tornati con questo fortunato programma, intervistiamo alcune personalità del nostro territorio, dai sindaci, dai rappresentanti del mondo delle associazioni, delle istituzioni. Con questa settimana chiudiamo il ciclo delle puntate dedicate anche alle amministrazioni, le elezioni amministrative che si terranno a San Giovanni Rotondo, città alla quale è ubicata la nostra sede qui a Hotel Corona, con il candidato sindaco della coalizione del centro-sinistra, sindaco uscente, professor Michele Crisetti. Benvenuto sindaco. Grazie Luigi, benvenuto a tutti quanti. Bene, con lei chiudiamo questo quartetto di puntate dedicate alle elezioni amministrative della città di San Giovanni Rotondo, che tra circa un mese sarà chiamata al rinnovo del Consiglio Comunale. Allora, lei è il sindaco, ha concluso la legislatura, il secondo sindaco dopo Luigi Pompilio ad aver espletato l'intera consigliatura, insegnante, e si candida per il secondo mandato. Ecco, cosa vuole aggiungere rispetto a questa moltitudine di dati che abbiamo iniziato a fornire? Beh, per la verità c'è un altro dato diverso dalla storia politica di San Giovanni, almeno da quando si elegge il sindaco con dal 92. Elezione diretta, è che questa volta la coalizione uscente ricandida, la coalizione uscente di maggioranza ricandida lo stesso sindaco. È vero che è capitato anche a Pompilio, ma si fece una sua lista e si mise in contrapposizione con chi lo sosteneva allora. Quindi abbiamo raggiunto due record per San Giovanni, che dovrebbe essere la ma normalità. C'è una parte di consiglieri d'opposizione che poi sono trasformati in maggioranza. L'attuale maggioranza ha ricandidato il sindaco uscente, e quindi già questo è un altro dato particolare, certo, per la città. Politicamente è un primato, diciamo. Sì, no, dovrebbe essere normale. Ma la città, qui, insomma, per dove San la media delle amministrazioni è di 2 anni. È una cosa speciale, particolare. Sono stati veramente 5 anni impegnativi, come dire, sempre, no, non dico di corsa, ma proprio a rincorrere varie emergenze, varie problematiche che non si risolvevano, che attenevano alla nostra amministrazione, certo, da tanti anni, e che finalmente sono stati affrontati, sia pure nelle difficoltà derivanti sia dalla pandemia che dalla guerra, ma anche da fibrillazioni politiche. Bene, sindaco, abbiamo accennato, come giustamente stava elencando lei, alcune delle caratteristiche peculiari del primo mandato che sta per terminare, no? E in attesa di attendere l'esito delle elezioni. Qual è il bilancio della sua prima amministrazione, soprattutto ricordando che anche ha amministrato in un periodo molto particolare, quello della pandemia del 2020, quindi anche ha dovuto presenziare a un momento di straordinaria amministrazione? Proviamo a fare in ordine gerarchico, certo, le attività che secondo me sono state fatte o in fase di completamento e che sono per l'amministrazione, erano e sono le priorità. La prima priorità è la messa in sicurezza del territorio. Noi stiamo completando le opere di mitigazione del rischio idraulico, della fogna bianca, di altri interventi programmati a nord sulle nostre montagne, per evitare allagamenti e per evitare fenomeni drammatici come quelli che accadono ogni tanto, certo con un ciclo lungo, ma che possono accadere a San Giovanni Rotondo, che in qualche caso hanno portato pure qualche vittima. La predisposizione di tutto un piano di messa in sicurezza del territorio credo sia l'opera più importante che abbiamo fatto, anche in termini economici. Ricordiamo che tra mitigazione del rischio idraulico, primo tronco di fogna bianca, secondo tronco di fogna bianca e altri interventi paralleli a questi, ragioniamo intorno a cifre di 8-9 milioni di euro, quindi grandi cifre, che investimenti fatti per la sicurezza del territorio che la città aspettava da anni, e che sia pure in un periodo ristretto
perché io dai 5 anni tolgo almeno un anno e mezzo di amministrazione. Io, come tutte quante le città, sia pure in tempi ristretti, stiamo portando a termine. Questo è il dato, diciamo, obiettivo principale. L'altro dato che mi permetto di far conoscere ai cittadini, in realtà lo conoscono già, ma lo ribadiamo, è gli interventi nel campo sociale. Do un dato: 25 bambini per l'asilo nido 2019, con il completamento del nuovo asilo nido che sta sorgendo in via Turbacci, arriveremo a 120 posti di asilo nido. 120 posti significa soddisfare tutta la domanda delle famiglie di San Giovanni Rotondo. Non è soltanto un dato quantitativo, ma è un dato qualitativo anche per la vita delle famiglie, perché poter avere un luogo in cui non portare, ma educare, perché l'asilo nido è la prima fase dell'educazione del bambino, con professionisti come è nel nostro asilo nido, tanto è vero che queste buone pratiche sono state prese ad esempio da altre amministrazioni, ricevendo anche qualche riconoscimento, significa liberare spazi e tempi, certo, attingendo da PNRR per potersi dedicare a questo, certo. Oppure il funzionamento in maniera esplosiva, anche, diciamo, correggendo alcuni dati del servizio che cozzavano con la normativa per il centro per i diversamente abili, come pure il centro per diurno per minori e il nuovo centro per la famiglia che sta nascendo e in fase di completamento nei locali dell'ex parrocchia della Trasfigurazione. Bene, questo è quello dell'auto sociale. Purtroppo abbiamo poco tempo, sindaco, so che le cose sono tante, però i nostri tempi sono purtroppo risicati, dovremmo fare tante altre trasmissioni. Ti interrompo perché sta arrivando il padrone di casa, per noi è un onore avere lui che ci porta il caffè e lo ringraziamo per la disponibilità che Costanzo per la crescita della città. Grazie Costanzo, perché è importante anche oltre giustamente le amministrazioni, ma i privati che poi effettivamente con i fatti danno spazio anche e sviluppo, che opportunità per lo sviluppo e la crescita del territorio, che non può fare a meno comunque del servizio televisivo di informazione locale, di divulgazione di quello che accade nei nostri territori. Questo è quello che più o meno il sindaco ha dato nei suoi primi 5 anni, c'è tanta roba. Pochissimo, ho detto sì e non un decimo. Un decimo, poi c'è la campagna elettorale, quindi chi è che vorrà ascoltarla sicuramente avrà modo di ascoltare le vostre proposte e riassunti di quello che avete fatto. Il caffè può degustarlo tranquillamente durante la nostra chiacchierata. Posso prendere amaro? Amaro, sì, è già amaro, quindi il vero caffè, come si dice, si prende amaro. Allora, sono nella vera tradizione. Nella vera tradizione, giusto. Ecco, invece abbiamo parlato di quello che si è fatto in maniera molto veloce, naturalmente. Quali sono invece i punti cardini più importanti dei progetti futuri che fanno parte del vostro programma elettorale per il secondo tempo, come si suol dire? Allora, io ritengo che questa città abbia bisogno di continuare l'azione che per adesso è stata iniziata del rilancio per il turismo. Qualcuno dimentica che abbiamo già l'anno scorso affidato a una società specializzata nella promozione turistica il piano di marketing territoriale, che sta portando i primi frutti. A fine maggio avremo la nuova piattaforma visitsangiovannirotondo.eu e più l'applicazione per i telefonini, dove sono all'interno di questa piattaforma ci sono tutte le notizie su tutti gli alberghi, su tutti i ristoranti, su tutte le farmacie, su tutti i servizi, tutte le iniziative che si fanno nel territorio, quindi facilmente raggiungibile con una prossimità di lettura del territorio molto forte. I sentieri, tutto viene messo in quel portale, e quindi è questo. E in più, nonostante l'incertezza del voto, no, non sappiamo adesso chi vincerà, per il 2024 abbiamo già programmato vari eventi importanti: il raduno della Guardia di Finanza ad ottobre, in occasione dei 250 anni della sua fondazione, il raduno delle confraternite d'Italia, a maggio adesso ci sarà quello della Polizia, alla fine di giugno quello dei bersaglieri, sia pur limitato alle regioni meridionali, però abbiamo già programmato questo per il 2024, e questo serve essenzialmente per rodare, ove ce ne fosse bisogno, perché questa città è rodata per i grandi eventi, ove ce ne fosse bisogno per
il rilancio vero e proprio del 2025, che è del giubileo. Se ricordo, abbiamo dedicato anche una trasmissione su questo a fine anno, dove ci aspettiamo un numero di presenze che va oltre quello di quest'anno, sicuramente quello dell'anno scorso e di quest'anno. Vorrei ricordare che nel 2023 San Giovanni Rotondo ha avuto un incremento di presenze del 15%, in controtendenza anche con qualche altro comune che purtroppo ha avuto un decremento insieme ad altre poche città. Questo è riscontrabile dall'aumento dell'incasso della tassa di soggiorno, è riscontrabile anche dai dati ufficiali di Puglia Promozione, che vede la città di San Giovanni Rotondo al quarto posto per presenze e all'undicesimo per arrivi della Puglia, chiaramente. Aggiungo un altro dato, sia pur come dire indicativo, ma non particolarmente sostanziale, ma indicativo di un trend di crescita della nostra città, che siamo tra le 5 città più popolari. Certo, sul web, è una notizia di attualità di questi giorni. Accennato al turismo, è una domanda che io ho fatto agli altri due candidati a sindaco, Barbano e Natale, quindi di dovere farla anche a lei. È una domanda che riguarda il turismo, appunto, e lo sviluppo di questo settore. Noi come TV Gargano, il nostro obiettivo principale, fondamentale, è quello di lavorare la promozione del territorio a 360 gradi, che va dal turismo alla tradizione, allo sviluppo anche territoriale. Ecco. Lei ha amministrato 5 anni, sappiamo che il turismo è sempre uno di quegli argomenti che in ogni campagna elettorale è presente nei vari programmi elettorali dei vari candidati a sindaco, non è una questione di colore politico, di destra, di centro, di sinistra, viene messo sempre da tutte le liste, da tutti i candidati. Siccome amministrando avete avuto un'occasione di 5 anni per poter lavorare a questo, 3 anni e mezzo, diciamo, la legislatura delle consigliature è durata 5 anni. Essendo questa una città turistica importante, noi riteniamo che il turismo debba essere individuato come una industria, no? Un'industria, perché a livello effettivo va proprio strutturato come canale industriale. E quali sono le azioni, gli interventi che riusciremo a vedere nei prossimi anni che questa amministrazione ha calendarizzato, cioè da qui ai prossimi 2-3 anni, allora, visto che amministrare giustamente è programmare. Sì, no, ma certamente, difatti, il piano strategico per il turismo va in questa, assolutamente in questa direzione. Allora, le linee sono queste: potenziamento del turismo cosiddetto religioso, potenziamento o nascita o rafforzamento del turismo, quello che si chiama esperienziale. Sì. È un termine che torna spesso, ma che bisogna poi concretizzare questa esperienza, e quindi di promozione del territorio. Non a caso abbiamo creato il brand San Giovanni Rotondo accogliente per vocazione, che abbiamo presentato alla BIT a Milano, e quindi anche con un'opera di diffusione del nostro territorio anche a livello più alto. Erano 11 anni che non andavamo a Milano, e quindi sono, diciamo, due linee di promozione del territorio che sono già in atto, e nel logo che troviamo per accogliente per vocazioni, se ci fate caso, ci sono anche stilizzate chiaramente delle montagne con un pellegrino che, certo, che raffigurano, che richiama sia la sacralità dei nostri luoghi, ma anche il camminare lento, l'attrazione per l'enogastronomia, quelle cose classiche che si dicono, ma che bisogna poi concretamente fare. Certo. Questo percorso è stato iniziato concretamente, affidato a degli esperti, perché il turismo non si improvvisa con il politico di turno, ma occorre il professionista che fa questa attività. Questo è il senso del renderlo. E questo l'abbiamo fatto, non ci siamo improvvisati noi, abbiamo riposto fiducia in società che, per esempio, che hanno promosso la città di Lecce, stiamo parlando di questo livello, e che concretamente hanno studiato, quindi bisogna abbiamo raccogliere una piattaforma per rilanciare il turismo ulteriormente anche per i prossimi 5 anni. Noi ce l'abbiamo,
Io non so gli altri da dove, da che livello partono. Bene, allora per concludere invece, Sindaco, una domanda personale che amo fare tutti gli ospiti del Caffè Quotidiano, che andiamo un po' nel privato, no? Perché molte volte conosciamo i nostri ospiti per il lavoro che fanno, per l'incarico istituzionale che ricoprono in quel momento. Abbiamo avuto altri suoi colleghi sindaci, una dirigente comunale, abbiamo avuto un noto attore comico televisivo, altri candidati a sindaco e anche una ragazza molto in gamba che ha fatto della sua passione oggi la sua professione nel mondo della moda. E quindi la domanda, anche cambiando gli stili di ospiti, è sempre la stessa. Cioè? A netto del sindaco, dell'insegnante, del padre, del marito, insomma dell'amico Michele, chi è in privato Michele Crisetti con tre aggettivi? Semplice, non è l'aggettivo che stavo per dire. È semplice la risposta per me. Vedi Luigi, io quando faccio gli interventi preferisco quasi sempre andare a braccio, perché manifesto essenzialmente quello che sono, quindi non ho difficoltà a rispondere a questa domanda. Io sono una persona paziente, determinata e ironica. Bene, un'ottima terna di aggettivi, in effetti diversi tra loro, ma forse che raccontano la completezza del suo carattere. Questo è il mio tratto, che qualche volta può essere anche frainteso, perché la pazienza può essere fraintesa per mancata volontà, questo è un debole. In realtà la pazienza è la virtù dei forti, di ascoltare gli altri, di far proprio quei consigli e di tradurli in pratica senza mettersi mai su un piedistallo. L'ascolto, non il sentire, l'ascolto è l'elemento determinante che ha permesso, credo io, a questa amministrazione, a questo sindaco di durare 5 anni. Se non avessi avuto questa caratteristica, difficilmente saremmo arrivati. Anche per i candidati a sindaco. Determinato, dietro questa pazienza c'è un progetto, un obiettivo preciso che perseguo magari delle volte anche senza far capire tanto. Però l'obiettivo c'è. Beh, e poi quella leggerezza che occorre in ogni rapporto umano, per renderlo anche in quelli istituzionali, un po' di ironia, di autoironia, a me salva, diciamo. Bene, è un'ottima terna di aggettivi che forse fanno parte anche dei segreti della durata di questa amministrazione. Io credo di sì, assolutamente. Perché in effetti si possono tradurre politicamente a livello umano in questo. Sì. Grazie a Michele Crisetti, anche a lei una buona campagna elettorale. Grazie. Noi ci vediamo la prossima settimana, perché per ancora il mese di maggio continueremo ad essere in onda con altri ospiti che ci aspettano per concludere insieme questa stagione televisiva. Buon proseguimento su TV Gargano.